Il mio punto di vista è che dobbiamo ragionare in grande. L'Europa è stata fondata sul concetto della mobilità e forse una delle cose più importanti che ha funzionato nella politica europea, quindi non dobbiamo spaventarci della mobilità dei nostri giovani, però dobbiamo saper attrarre e dobbiamo dare opportunità di rientro, non solo e non tanto infrastrutture fisiche che naturalmente servono, ma soprattutto infrastrutture digitali, ecosistemi, attrattività di investimenti e di persone. Siamo partiti 7 anni fa da un nucleo di un paio di unità, oggi siamo in 25, la cosa bella è che 10 di queste persone sono a Catania, 10 a Roma, 5 a Milano, ma la cosa ancora più bella è che abbiamo creato mobilità tra le varie sedi, quindi spesso abbiamo fatto fare opportunità di scambio con i ragazzi che abbiamo assunto qui in altre sedi, ma ancora più bello che le altre persone che lavorano per noi a Roma e Milano, per almeno metà sono siciliani, sono quei ragazzi che hanno scelto di andare a studiare lì e che però trovano la possibilità di esprimersi in un'azienda siciliana che comunque cerca di fare tanto per il Mezzogiorno, e su questo vogliamo continuare. Un'azienda che ha la sua sede legale, il suo cuore, la sua testa in Sicilia, che compete in questo momento sul mercato nazionale, speriamo in futuro sui mercati internazionali, e che sa utilizzare questo meccanismo duale, ovvero essere presenti a livello commerciale e a livello di relazioni in altri mercati, ma fare, realizzare, produrre in Sicilia. È possibile ed è anche conveniente.